Buonasera, buonasera a tutti. Iniziamo questa conferenza odierna che vuole celebrare una giornata importante, la giornata del ricordo dedicata appunto alle vittime delle foibe e di questo dramma che in effetti la storia non ha mai forse a sufficienza ricordato, un dramma che ha purtroppo interessato moltissimi italiani e di cui solo recentemente si parla in modo approfondito, alla luce anche di macabre scoperte degli ultimi decenni. Io ringrazio il professor Giostra per anche oggi offrirci il suo contributo competente, ringrazio l'Istituto di Studi Medievali per l'attenzione che sempre ha per fatti storici rilevanti, per l'attività anche di formazione che svolge nei confronti di studenti e insegnanti e in generale di divulgazione storica, scientifica, e quindi nella persona anche della dottoressa Calilli, ma di tutto lo staff. E lascio la parola al professor Alessandro Giostra, ringraziandolo ancora. Buonasera a tutti, sono io che ringrazio anche l'Istituto e più in generale il Comune di Ascoli, qui oggi rappresentato da Donatella Ferretti, carissima collega. E siamo qui appunto a voler ricordare questo dramma storico. Prima Donatella Ferretti diceva giustamente che l'attenzione su questa tematica è un'attenzione assolutamente recente. Ecco che alla fine di questa lezione cercherò anche, dopo aver delineato i fatti essenziali che hanno caratterizzato questa tragedia, cercherò anche di spiegare le ragioni per cui l'attenzione degli storici solo recentemente è stata posta a questi fatti tragici e significativi. La giornata del ricordo è una commemorazione ufficiale che è stata istituita dalla nostra Repubblica, ecco, il 10 febbraio. Poi dirò perché il 10 febbraio, perché il 10 febbraio del 47 è stata la data in cui è stato firmato il Trattato di Parigi, quindi con la creazione delle due zone, zona A e zona B. Nella zona A era inclusa appunto la città di Trieste. E come potete vedere, questa commemorazione ufficiale è stata sancita con un'apposita legge del 30 marzo 2004, numero 92. Ecco, anche anni prima si è parlato dell'episodio delle foibe, ma ecco, vedete che questa è una legge piuttosto recente, nonostante la drammaticità dell'evento. Inizierei da una definizione in qualche modo scientifica, geologica, se vogliamo, questa parola foiba, che è una matrice latina, fovea, che vuol dire appunto fossa. Ecco che nella geografia fisica carsica le foibe sono queste cavità naturali che sono tipiche di queste regioni particolarmente calcaree. In particolare il Carso Goriziano, che è stato il teatro di questa tragedia, contiene molte di queste cavità. Oggi la maggior parte di queste comunque è in territorio generalmente definito slavo, quindi Slovenia e in Croazia. Qui vedete una delle tante immagini facilmente reperibili sulla rete. Parlare delle foibe vuol dire parlare più in generale della questione Trieste, una questione storicamente parlando molto molto complessa, molto molto complessa e che risale a qualche secolo addietro. Trieste è stato sempre Trieste e tutta l'area triestina, una sorta di crocevia di popolazioni, culture diverse, città che è stata definita per questo
la città mitteleuropea, anche dal punto di vista della letteratura. Qui in questa immagine potete vedere Guglielmo Oberdan che il giorno della stipula della Triplice Alleanza decise appunto di darsi alla protesta in qualche modo e decise di attentare alla vita dell'imperatore d'Austria. Quelle erano le cosiddette terre irredente, in cui la popolazione di madrelingua italiana però non apparteneva, era esclusa da quello che era il territorio italiano dopo il 1861, dopo il 1866 con la liberazione del Veneto. Alla fine della prima guerra mondiale, siamo proprio il giorno prima della fine definitiva, ecco che questo cacciatorpediniere audace entrò nel porto di Trieste. Questo è un fatto emblematico perché rappresentò appunto il passaggio di Trieste all'Italia. Dopo la prima guerra mondiale inizia la conferenza di Parigi, la conferenza che poi ha generato i trattati di pace. Per quanto riguarda l'Italia, il trattato di Saint-Germain, e l'Italia chiese ufficialmente, pochi giorni dopo l'inizio, cioè il 7 febbraio del 1919, il rispetto delle clausole del patto di Londra. Quindi le clausole del patto di Londra prevedevano l'annessione non solo del Brennero, del Trentino e del Brennero, ma anche dell'Istria e della Dalmazia centrale, come potete vedere da questa mappa. Nello stesso tempo, visto il momento anche di confusione nelle trattative, qualche giorno dopo il ministro degli esteri del regno dei Serbi, Croati e degli Sloveni, un regno che era nato proprio alla fine della prima guerra mondiale, sotto la monarchia di Pietro I, poi si chiamerà con il successore Alessandro, si chiamerà il regno di Jugoslavia, re Alessandro della dinastia dei Karađorđević. Ecco che avanzò una controproposta che includevano anche il possesso per il regno di Jugoslavia, appunto di Trieste e Gorizia. Quindi non fu certo facile trovare un accordo. Si arriva così al Trattato di Saint-Germain, vedete da questa mappa tutte le zone colorate con le strisce, che sono le zone che sono state acquisite dall'Italia. E qui nacque subito un problema rilevante, il problema di Fiume, una città per lo più abitata da italiani, ma Fiume era stata esclusa addirittura dal patto di Londra. Il patto di Londra non prevedeva la città di Fiume, che era stata esplicitamente richiesta comunque dai nostri rappresentanti. Quali sono gli eventi successivi che ricordiamo? L'occupazione di Fiume da parte di D'Annunzio alla testa dei suoi legionari. Dopodiché il 12 novembre del 1920 ci fu il trattato di Rapallo. Con il trattato di Rapallo veniva creato lo Stato libero di Fiume sotto l'egida della Città delle Nazioni, e da qui l'episodio del Natale di Sangue, l'episodio del Natale di Sangue in cui i legionari vennero cacciati dalle forze italiane. Oggi sappiamo che lo stesso D'Annunzio si è salvato per poco quando una cannonata ha colpito proprio il palazzo del, chiamiamolo, governo di Fiume, e lui per pochi metri si è salvato. Ecco. La questione viene momentaneamente risolta con il Trattato di Roma del 27 gennaio 1924, al momento in cui Fiume viene annessa all'Italia. Il protagonista di questo trattato fu il governo fascista, in particolare poi la persona di Benito Mussolini, che in quel momento rivestiva il ruolo di capo del governo e nello stesso tempo anche di ministro degli esteri. L'Italia, come sappiamo, tristemente entra nella Seconda Guerra Mondiale. Il discorso altisonante del Duce del 10 giugno 1940, che tutti ricordiamo, abbiamo visto in TV o su altri canali telematici. Dopodiché la guerra in Italia finisce il 29 aprile del 1945, dopo la durissima fase della guerra di liberazione, con la resa dei tedeschi, resa che poi venne ufficialmente siglata il 3 maggio successivo.
Tra i momenti drammatici non possiamo dimenticare l'8 settembre del 1943, quando venne annunciato l'armistizio e l'armistizio che era stato comunque dichiarato qualche giorno prima, il 3 settembre, l'armistizio di Cassibile, poi solo il giorno 8 settembre i principali organi di informazione hanno potuto dare la notizia. Questo è stato un momento problematico per tutte le forze armate italiane, lo sappiamo, e per tutti i territori in cui gli italiani stavano combattendo, perlomeno stavano presidiando. E questa zona venne riconquistata dagli slavi e successivamente i tedeschi misero in atto questa operazione militare, l'operazione Nubifragio, nella prima metà di ottobre del 1943, operazione con la quale riuscirono a riconquistare brevemente l'area. Le forze tedesche erano del tutto superiori alle forze della resistenza slava. E protagonista di questa operazione fu questo personaggio che vedete in foto, il generale Paul Hauser, che era capo delle cosiddette Waffen-SS. Le Waffen-SS si distinguevano dalle altre SS per la possibilità di arruolare anche cittadini non tedeschi, purché come tutte le altre SS riuscissero a dimostrare la loro origine di perfetti ariani. E questo è stato un episodio anche grave per la popolazione italiana, perché le truppe tedesche si abbandonarono a violenze di ogni tipo sulla popolazione locale, che cominciò qui un vero e proprio dramma, vero e proprio dramma che comunque era già iniziato con i primi infoibamenti, cioè nel periodo in cui questa zona era in mano alle forze della resistenza slava, già noi ricordiamo all'incirca 1.000 vittime. Anche in questo caso, come sarà per le vittime del maggio-giugno 1945, si è trattato per lo più di italiani, quasi esclusivamente, persone di origine italiana, quella era una zona, ecco, di fatto italiana per lo più, e persone di varia estrazione, di varia origine, ma anche in questo caso, tra queste prime vittime, noi, e questa è la particolarità, troviamo degli antifascisti, cioè persone che si erano o rifiutate di essere arruolate, oppure persone che avevano anche combattuto, si erano anche opposti in qualche modo, o perlomeno non avevano particolari responsabilità, ecco, quindi qui sono stati infoibati anche dei fascisti, anche dei dirigenti in questa fase, ma ripeto, anche molti innocenti che non avevano nulla a che fare con il fascismo, se non il fatto di essere italiani. Questa è una mappa degli infoibamenti del settembre-ottobre 1943, vedete che siamo proprio nella provincia di Pola, siamo proprio nel cuore dell'Istria, qui una mappa delle principali foibe che hanno appunto assistito allo sterminio di queste più o meno 1.000 persone. Questa zona, ricontrollata dai tedeschi, non faceva parte della Repubblica di Salò, ma era proprio gestita direttamente dai tedeschi, tant'è che ecco, questa era la zona d'operazione del litorale adriatico che comprendeva le aree del Goriziano, di Udine, di Trieste, Pola, Fiume e arriviamo fino a Lubiana. Lubiana era la prima grande città, ecco, al di fuori del confine italiano, quindi attualmente della Slovenia. Poi nell'area del Trentino e dell'Alto Adige si era formata la zona di operazione delle Prealpi, quindi con l'area di Bolzano, Trento e Belluno. Dobbiamo dire che queste zone non rientravano all'interno della Repubblica di Salò, tant'è che c'era un ambasciatore della Repubblica di Salò, un ambasciatore appunto presso i comandi tedeschi. Scusate. Ecco, qui vedete in questa cartina la Repubblica Sociale Italiana che teoricamente comprendeva tutto il resto di quello che era il territorio italiano, ma in pratica al momento della
Repubblica, della fondazione della Repubblica Sociale Italiana, il 23 settembre del 1943, una parte del territorio dell'Italia meridionale era già stato liberato dagli americani e dagli inglesi. Genericamente li definisco americani e inglesi, poi c'erano truppe polacche, come vedremo, truppe neozelandesi e di altra provenienza. Tant'è che quell'autunno, nell'autunno-inverno, tra il 43 e il 44, i tedeschi avevano organizzato questa linea di difesa, la linea Gustav, che andava appunto dalla Campania fino a un po' a sud di Lanciano, ecco, questa era la zona, e una linea anche piuttosto ben nutrita dal punto di vista difensivo, appunto perché questo? Perché dopo la caduta del fascismo, il 25 luglio del 43, con l'operazione Alarico, i tedeschi avevano avuto tutto il tempo per invadere l'Italia e per organizzare la difesa del territorio italiano. Il commissario supremo del litorale adriatico era Friedrich Rainer, poi avremo modo di parlare di questo personaggio. E il dominio tedesco in questa zona, comprese le zone che, ripeto, erano appartenute all'Italia, è stato un dominio assolutamente violento. Le identità nazionali vennero annullate, circolava per esempio sostanzialmente la moneta tedesca. Nei documenti ufficiali vi era il plurilinguismo, quindi sia nella lingua locale, italiano-slava, ma anche tedesca. I funzionari del Reich ovviamente vennero inseriti nell'amministrazione pubblica e in ogni caso i tedeschi controllavano e coordinavano tutte le attività militari. Oggi sappiamo anche che nel marzo del 1944 venne effettuato un bando per reclutare i giovani e questa fu l'occasione per molti anche per fuggire, per unirsi alle forze della resistenza o insomma, per darsi alla macchia ovviamente. Ricordiamo anche questo episodio triste che ho ricordato nell'ultimo punto, quando il 23 aprile del 44, 51 triestini vennero impiccati perché vi era stato un attacco in cui erano morti 5 tedeschi, una situazione alla fine non molto diversa da quella delle fosse ardeatine, nonostante la differenza dei numeri, perché il codice di guerra militare tedesco prevedeva per ogni tedesco ucciso 10 persone della popolazione locale ritenuta responsabile. Anche in quest'area lavorava l'organizzazione TOD. L'organizzazione TOD era un'organizzazione che negli anni della Seconda Guerra Mondiale ha impiegato all'incirca in tutta Europa, in tutte le aree controllate dai tedeschi, più o meno 1,5 milioni di uomini. Si tratta di cifre enormi. 1,5 milioni di uomini che venivano utilizzati soprattutto per la costruzione di infrastrutture, in particolare infrastrutture militari, quindi linee ferroviarie per il trasporto di armi e prigionieri, in qualche caso anche, come nel caso della Shoah, per il trasporto verso i campi di concentramento, reticolati, fossati. E questi dell'organizzazione TOD non facevano altro che reclutare a forza, soprattutto giovani braccia, ecco, per quelle che erano le loro necessità di difesa militare. A Trieste, in quel periodo, nasce la Guardia Civica, che avrà poi un ruolo nella liberazione della città. Anche se la Guardia Civica è nata su iniziativa delle autorità triestine, in particolare il prefetto e il podestà, ma era addestrata dai tedeschi ed era al servizio appunto delle SS. La Guardia Civica veniva usata soprattutto come ronda notturna e per effettuare qualche azione di rastrellamento nelle zone di montagna dove la resistenza si nascondeva più facilmente. Siamo ai primi mesi del 44, nella Venezia Giulia ha avuto un ruolo preponderante anche il movimento della Resistenza Cattolica. Quindi, a livello politico esisteva la sezione giuliana della Democrazia Cristiana. La Democrazia Cristiana era nata nel 43 come riproposizione del vecchio Partito Popolare di Don Sturzo. E ricordiamo anche gli uomini, soprattutto delle brigate Osoppo,
che erano per lo più cattolici o del Partito d'Azione, in qualche caso anche militari dell'esercito regio che avevano deciso di passare alla resistenza non accettando la presenza militare dei tedeschi in Italia. Nello stesso tempo ci fu proprio una sorta di comunione di intenti fra il Partito Comunista Triestino e quello sloveno, una sorta di comunione di intenti che poi ebbe anche delle direttive a livello del PC nazionale con non solo la sezione locale del Partito Comunista Sloveno, ma ripeto anche la dirigenza nazionale del Partito Comunista Sloveno. E quindi comincia in Italia, come in tutte le parti liberate d'Europa, una sorta di dibattito politico, ma in quel momento era un dibattito politico che aveva un riscontro immediato anche sul piano militare per quanto riguarda l'assetto futuro. Quindi, che cosa dobbiamo fare di queste zone? Qual è il futuro di queste zone, sia dal punto di vista territoriale, cioè a quale nazione devono appartenere queste zone? Ovviamente lo sfondo di tutto questo era la nascente guerra fredda. All'inizio il Partito Comunista Italiano ha mantenuto una tattica che possiamo definire attendista, dall'altra parte gli slavi hanno dimostrato fin da subito la volontà di annettere Trieste, nonostante che Trieste non sia mai stata una città slava. Stalin inizialmente ha appoggiato questa velleità slava, tant'è che alla fine del 44, 16 ottobre, c'è stato questo incontro a Bari tra Togliatti e altri due illustri personaggi, Cardelli, che era il segretario del Partito Comunista Sloveno, e Gilas, che poi è stato il futuro primo ministro della Jugoslavia di Tito. Quindi diciamo che il Partito Comunista non ha mai espresso una posizione ben definita, ma ovviamente non essendo legato al Movimento Comunista Internazionale, non era certo contrario a una possibile annessione slava dell'area, proprio in opposizione alla presenza degli occidentali, in particolare inglesi e americani. Guardate questa affermazione di Cardelli, appunto diventerà nostro tutto ciò che si troverà nelle mani del nostro esercito. In realtà qui questa affermazione non teneva conto che questa decisione poi è stata presa a un livello molto più alto dello stesso Cardelli o dei vertici della politica italiana, come avremo modo di vedere. Guardate, questa lettera di Togliatti a Vincenzo Bianco, che era il rappresentante del Partito Comunista Italiano, una specie di ambasciatore, tra virgolette, presso il Partito Comunista Sloveno. Noi consideriamo come un fatto positivo di cui dobbiamo rallegrarci e che in tutti i modi dobbiamo favorire l'occupazione della regione Giuliana da parte delle truppe del maresciallo Tito. Questo significa che in questa regione non vi sarà né un'occupazione inglese né una restaurazione dell'amministrazione nazionale italiana, ma una situazione profondamente diversa da quella che esiste nella parte libera dell'Italia. La lettera si conclude: questo vuol dire che i comunisti devono prendere posizione contro tutti quegli elementi italiani che agiscono in favore del nazionalismo italiano. Quindi Togliatti, pur oscillando fra le due posizioni, in ogni caso non era intenzionato ad opporsi alle direttive internazionali. Il dramma continua per la città di Trieste perché il 10 giugno del 1944 c'è stato il primo bombardamento alleato. Come molti bombardamenti alleati, questi bombardamenti ovviamente hanno colpito anche persone assolutamente innocenti, che non avevano nulla a che fare con il fascismo o addirittura col nazismo. Questo bombardamento è stato un bombardamento pesante, le vittime sono state centinaia, quindi alla fine saranno qualche migliaio poi le vittime a Trieste dei bombardamenti alleati, quindi la città che continua a vivere un momento di estrema precarietà. Poi il fronte fascista in qualche modo si divide. Perché? Quella che era la Brigata Garibaldi Natisone, quindi la resistenza comunista di fatto passa sotto il controllo del nono corpus sloveno,
mentre ci fu una rottura dei rapporti tra la Brigata Osoppo, di origine cattolica e azionista, con i garibaldini, che venivano accusati di avere contatti con la Decima Massa. La Decima Massa era un corpo specializzato della Repubblica di Salò, a capo di un personaggio abbastanza famigerato, il principe Junio Valerio Borghese, quello che poi si è, insomma, se conoscete un po' la storia stragista e occulta del secondo dopoguerra italiano, Borghese, che poi è morto in Spagna, lui si rifugiò nella Spagna di Francisco Franco, si rese probabilmente, per quello che sappiamo, responsabile del famoso golpe dell'Immacolata, il famoso golpe Borghese. Poi è uno di quegli episodi che, non voglio dire volutamente, ma forse è stato poi messo sotto il cassetto. Insomma, non siamo mai riusciti a sapere veramente come siano andate le cose. Comunque, per tornare al discorso delle foibe, ricordiamo questo fatto gravissimo, l'eccidio di Porzus del 18 febbraio 1945, quando questo gruppo di combattenti di origine e ispirazione comunista, appunto, uccise 17 partigiani della Brigata Osoppo, proprio perché non condividevano le loro idee, sia per il passaggio di Trieste alla Jugoslavia, ma più in generale per gli equilibri della Guerra Fredda, che poi andavano progressivamente delineandosi. Siamo alla fine della Seconda Guerra Mondiale, e avviene tra il 4 e l'11 febbraio del 45 l'incontro di Yalta tra i tre grandi del mondo. Vedete nella foto Churchill, Roosevelt e Stalin. Oggi di questo incontro ci sono noti dei risvolti che definirei tragicomici, perché, insomma, oggi sappiamo che in questa sorta di tavolo ovale Roosevelt doveva fare spesso da paciere tra Stalin e Churchill, che non se la mandavano certo a dire. E, perché questo? Perché Churchill era un fervente anticomunista e, insomma, le discussioni sono state piuttosto serrate e non si è trovato un accordo su tutto quello che hanno discusso. In un momento in cui bisognava concludere la guerra in Europa, un momento in cui bisognava, soprattutto per gli Stati Uniti, concludere la guerra in Giappone, quelli sono i mesi in cui si decise poi l'utilizzo della bomba atomica, si stava portando alla fine, si stava completando il progetto di costruzione della bomba atomica. Non vennero prese decisioni per la Venezia Giulia, si trattò soprattutto della questione polacca, anche qui un'altra questione assolutamente controversa. Nello stesso tempo, pochi giorni dopo, ci fu un incontro a Belgrado. Ormai si era capito che i tedeschi si sarebbero prima o poi arresi, stavano ritirando su tutti i fronti, tra il generale Harold Alexander, che era il capo dell'ottava armata britannica, che appunto operava in Italia, e il maresciallo Tito. Ma questo incontro in pratica fallì, le due posizioni non trovarono in nessun modo una conciliazione. Finisce la guerra e si crea appunto la cortina di ferro con la nascita dei due blocchi. Questa è una famosissima frase di Churchill all'Università di Fulton. Churchill in quel periodo si era fatto dei lunghi viaggi anche in Italia, perché non era più primo ministro. Nel luglio del 1945 i laburisti in Inghilterra, quindi i suoi oppositori, avevano vinto le elezioni. Il nuovo primo ministro inglese era Clement Attlee. Vedete, da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è discesa lungo il continente. Questo confine ideale, ma che era appunto un confine politico ben determinato, entriamo proprio nel vivo delle prime fasi di quella che è passata la storia come guerra fredda. Per quanto riguarda la questione della Venezia Giulia, Churchill e Roosevelt avevano due idee diverse. E questo è stato un motivo, uno dei motivi purtroppo di questa tragedia, perché Churchill, in funzione anticomunista, voleva proprio sbarcare con le forze in Istria e arrivare fino a Lubiana per prevenire i sovietici, o quantomeno la resistenza slava appoggiata da Stalin. Roosevelt aveva diciamo, un'idea un po' più attendista, voleva prendere tempo.
Il 12 aprile del 45 Roosevelt muore, non troppo improvvisamente, nel senso che muore di emorragia cerebrale, ma lui era già da tempo in condizioni di salute certamente non ottimali. Già l'incontro di Yalta aveva dimostrato tutti i suoi limiti, tutti i suoi problemi. Roosevelt era malato fin da giovane di poliomielite, poi questa malattia, insomma, lo ha perseguitato un po' tutta la vita. Secondo la Costituzione americana, nel caso della morte di un presidente, è il vicepresidente che prende appunto la presidenza. Qui c'è anche un episodio abbastanza comico, se vogliamo, dal momento in cui Truman venne nominato presidente, ma vabbè, sorvoliamo. Il problema qual era, insomma, non per accusare le persone, ma Truman non aveva minimamente le capacità politiche di Roosevelt, oltre alla difficoltà di trovarsi appunto con delle situazioni che lui aveva seguito in maniera solo marginale, no? A volte diciamo, quando muore il protagonista, è come se strappassimo la pagina in un certo senso. E la Venezia Giulia era una di queste questioni, insomma, ma ripeto, era lo scenario internazionale che era assolutamente complicato, ovviamente, e questa non era colpa di Truman. Da qui un'indecisione che è stata alla fine fatale, che ha avuto un ruolo senz'altro negativo per l'esito della vicenda, perché alla fine di aprile Churchill cercò di convincere Truman a occupare proprio la Venezia Giulia con la forza. E il giorno dopo il generale Alexander ricevette l'ordine di formare proprio un governo alleato con Lemgoth, poi vi spiegherò il significato di questa sigla. E si trattava alla fine di rispettare i confini precedenti la guerra. Poi Truman, alla fine di aprile, cambia proprio idea e ordinò ad Alexander di sospendere ogni azione militare e politica. Ed ecco che inizia il 29 aprile del 45 la drammatica corsa per l'occupazione di Trieste. Dalla parte est, la quarta armata dell'Esercito Nazionale di Liberazione, dell'OZNA, comandata dal generale Peter Drapsin, che si trovava a 9 chilometri a Trieste, proveniva da sud. La seconda divisione neozelandese che faceva parte dell'ottava armata britannica, ovviamente i neozelandesi avevano fatto parte del cosiddetto Commonwealth, quindi sappiamo che l'Inghilterra ha partecipato alla seconda guerra mondiale con truppe australiane, neozelandesi, indiane e via dicendo, oltre ovviamente alle truppe inglesi. E questa divisione neozelandese che era specializzata soprattutto nei combattimenti in montagna, tanto che ecco, le difese tedesche della linea Gustav e della linea Gotica prevedevano proprio il controllo di alcuni passi fondamentali in cui i neozelandesi si erano particolarmente distinti. Alla fine proprio di aprile, a Trieste, sia il Corpo i Volontari della Libertà, i Carabinieri, così come la Guardia Finanza, la Guardia Civica, decisero appunto di insorgere e di liberare quasi tutta la città. La città comunque rimase dal punto di vista sociale divisa proprio perché c'era una parte dei cittadini di Trieste, quelli che vivevano soprattutto nei quartieri operai, che volevano favorire in tutti i modi l'insediamento degli slavi. Gli slavi, essendo partiti da una posizione molto più vicina, arrivano in città. La prima azione degli slavi è consistita nel blackout totale, tolsero l'elettricità e addirittura hanno disconosciuto il CLN triestino. Gli uomini del CLN vennero disarmati e vennero accusati proprio di fascismo. Faccio presente che nel CLN triestino c'erano anche dei comunisti che avevano combattuto o perlomeno si erano opposti in maniera e rischiando anche la vita, si erano opposti alla presenza tedesca. Venne imposto il coprifuoco, venne imposto l'ora legale slava, la moneta slava, un giornale, Il Nuovo Avvenire, che insomma
doveva servire a coinvolgere la popolazione, a diciamo, rendere la popolazione di fatto una popolazione slava. E il 1º maggio è anche la data tragica dell'inizio dei rastrellamenti, delle violenze di ogni tipo, violenze sessuali, insomma, situazione davvero, la città di Trieste entra nella fase più drammatica con gli uomini dell'Ozna che hanno depredato tutte le banche della città, beni di valore, insomma, la situazione divenne di fatto incontrollabile. Il giorno dopo, i neozelandesi arrivano da sud e si insediano appunto in questo hotel che ancora esiste a Trieste, il Grand Hotel della Ville. Poi Freiberg insediò il comando neozelandese nel castello di Miramare, questo bellissimo monumento che si trova proprio a sud della città. Quando si entra a Trieste percorrendo la Nazionale Adriatica, qualche chilometro prima si può vedere, c'è una bellissima vista della città alle spalle del castello di Miramare, che comunque Trieste è una città bellissima che vi consiglio di visitare. Che cosa avviene? I distaccamenti nazisti, quei pochi sopravvissuti o lasciati a presidiare, e quel 3 maggio tra l'altro era il giorno in cui il generale Wolf delle SS a Caserta aveva firmato la resa definitiva, si chiudono nel tribunale nel castello di San Giusto e decisero di arrendersi ai neozelandesi. E questa fu già una sconfitta per i titini, nel senso che i tedeschi dissero: se dobbiamo arrenderci ai titini, dovete ucciderci tutti, combatteremo fino all'ultimo uomo, fino all'ultima pallottola. E a questo punto si arresero soltanto i neozelandesi. E qui ricordiamo una serie di eventi davvero tristi da ricordare, come quello che avviene il 5 maggio del 1945. 50.000 persone, quindi una larga parte della città, manifestarono per l'italianità di Trieste. Ed ecco che i titini spararono appunto sul mucchio, come si suol dire, uccisero queste 5 persone, i cui nomi vi ho riportato qui. Ne ferirono altre 10 che vennero ricoverate, e anche chiunque avesse esposto le bandiere italiane si vide le proprie bandiere crivellate di colpi. L'occupazione titina della città comunque servì anche purtroppo a scoprire quest'altra tragedia, la risiera di San Sabba. Si tratta di uno stabilimento che oggi fa parte della cerchia urbana della città, con l'espansione urbanistica che poi Trieste ha avuto nel dopoguerra. A quel tempo era un impianto industriale che si trovava di fatto a ridosso della città e che i tedeschi avevano trasformato in una sorta di campo di concentramento. Vedete, questo è l'ingresso, questa risiera oggi è un monumento che è possibile visitare. E qui vediamo 3 splendidi personaggi che la storia ci ha lasciato, cioè Odilo Globoznik, Rainer e Kubler. Kubler era il capo delle truppe appunto del litorale adriatico. Adesso vi do qualche dettaglio in più. Odilo Globoznik è passato alla storia con il nome di Boia di Lublino, come si dice, no? Il nome è tutto un programma. Lui era di origine triestina, di famiglia tedesca, perlomeno i genitori erano di origine tedesca. Poi lui è morto suicida, ingerendo una fiala di cianuro alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E Odilo Globoznik aveva fatto parte del programma di eutanasia, questo che abbiamo descritto l'altra volta. Quando il programma di eutanasia intorno al 1939-1940 venne poi di fatto abbandonato a causa anche delle proteste di molti tedeschi, poi che non ebbero più la possibilità di riavere in vita i propri familiari malati, ecco che tutti questi passarono all'Action Reinhard, che era l'organizzazione che gestiva i campi di concentramento in Polonia. Questi erano dei veri e propri esecutori e in qualche caso tecnici proprio dello sterminio. Tant'è che dopo lo smantellamento del Lager di Treblinka, io vi ho detto che Treblinka venne smantellato e venne impiantato, sopra Treblinka ne abbiamo parlato l'altra volta, un'azienda agricola, ovviamente poi questa
era un'operazione che poi non è andata a buon fine, il fatto di voler nascondere questo lager. Questo tecnico dello sterminio venne chiamato proprio a Trieste, lui, questo Erwin Lambert, un altro ufficiale delle SS, venne proprio chiamato a Trieste per la costruzione del forno crematorio. Qui vi ho riportato una foto che sono riuscito a trovare nel web, in cui ci sono appunto tre di questi personaggi. Oberhauser, questa è una foto che venne scattata proprio a Trieste in quegli anni. Globoznik sulla destra, non sono certo, perché la foto non è molto chiara, del personaggio centrale. Secondo me è Franz Stangl, cioè vedo delle forti somiglianze. Lui è stato il comandante dei campi di concentramento di Sobibor e Treblinka, quindi insomma vi lascio immaginare anche lui che tipo di persona che fosse. Qui vi ho riportato qualche informazione su questo personaggio, Josef Oberhauser, che era nato nel 1915, morto nel 1979. Anche lui era stato impiegato come tecnico, diciamo così, nel programma di eutanasia, poi trasferito a Lublino, appunto, dove c'era il quartier generale, l'Aktion Reinhard, questo piano di eliminazione degli ebrei. Dopodiché, ecco, lui venne nominato comandante del campo di sterminio di San Sabba presso Trieste. Poi, per aver partecipato al programma di eutanasia, venne condannato a 15 anni di reclusione, venne amnistiato. Purtroppo questo è successo per molti dei responsabili di questo programma. Dopodiché ha passato il resto della sua vita a fare il birraio a Monaco, in queste birrerie dove tuttora oggi nostalgici del nazismo si ubriacano praticamente tutte le sere. Scusatevi, parlo in termini molto concreti, insomma. E lui è stato anche condannato in Italia, però gli accordi italo-tedeschi si limitavano ai crimini successivi al 1948, per questo motivo non è stato possibile l'estradizione. Qui avete appunto una mappa delle principali foibe giuliane, torno a occuparmi delle foibe, e foibe che, in cui sono state gettate, a volte anche vive, tutte queste persone in questa seconda fase degli infoibamenti, come ripeto, che va dal 1° maggio del 1945 fino al 9-10 giugno dello stesso anno, poi vi dirò perché il 9-10 giugno. Ultimamente, diciamo, agli inizi del XXI secolo, sono state ritrovate altre quattro foibe in Ciceria, quindi vedete, questa è l'area della Ciceria, siamo nell'Istria nord-orientale con 130 vittime che non sono state comunque identificate. E questa è una foto di come avvenivano poi i rastrellamenti, rastrellamenti di per lo più persone comuni, ripeto, quindi non è stata fatta alcuna distinzione. Di solito durante la Seconda Guerra Mondiale anche le forze sovietiche che occupavano, liberavano le zone controllate dai tedeschi, di solito procedevano con azioni violente nei confronti degli oppositori o presunti tali, ma si appoggiavano a delle forze politiche che, almeno teoricamente, potevano supportare la loro presenza. Non fu così per l'Ozna di Tito, che decise di appunto eliminare da quelle zone il più possibile ogni traccia di italianità. Quindi, tra la massa di persone eliminate, poi ci sono stati anche degli oppositori del fascismo. Altra foto drammatica dei rastrellamenti. Qui siamo, se non sbaglio, al di fuori proprio del Tribunale di Trieste. Questa è una foto che si trova nel Museo di Fiume a Roma. Questa è una foto scattata il 4 maggio del 1945, perché ovviamente la presenza a Fiume della maggioranza italiana non venne tollerata. Questi erano prigionieri che poi sono stati portati nella foiba di Costrena. Questa è una foto sulle esecuzioni. Di solito i prigionieri venivano legati con del filo di ferro.
E beh, la foto non è molto chiara, comunque di fronte a questi prigionieri c'era appunto la foiba dove cadevano dentro. Come avviene purtroppo spesso le esecuzioni non causavano la morte immediata, quindi alcune persone sono poi cadute nelle foibe di fatto vive. Ecco, ci sono testimonianze drammatiche poi perché. Beh, questo è un disegno delle esecuzioni, insomma, un disegno che viene utilizzato anche in qualche documentario televisivo. Abbiamo anche un recupero delle vittime, ma il recupero delle vittime fu accompagnato anche dalla testimonianza di quelle persone che vivevano vicino alle foibe, soprattutto agricoltori o persone che, pastori che vivevano in montagna, che sentivano le persone urlare da dentro le foibe, quindi questa è proprio una prova evidentissima che alcuni di questi erano vivi e sono morti dentro. Altra foto drammatica del recupero delle vittime. In generale, come dicevo prima, chi erano le vittime? Beh, erano innanzitutto persone dell'esercito italiano, ma non per questo persone che avevano difeso e appoggiato l'occupazione nazista, quindi carabinieri, uomini della polizia, le guardie carcerarie, fascisti, certo, ma anche antifascisti e membri del Comitato di Liberazione Nazionale, che Tito considerò fin dall'inizio il principale obiettivo da eliminare, proprio perché era una struttura, essendo un Comitato di Liberazione, già l'aggettivo nazionale dava adito a Tito appunto di voler eliminare queste persone perché ovviamente difendevano l'italianità della zona di Trieste. È difficile fare dei conti precisi e purtroppo devo dire che in molti casi il calcolo del numero delle vittime è stato viziato da pregiudizi ideologici e di appartenenza politica, non ho nessun problema a dire questo. Diciamo che una cifra media tra un minimo e un massimo, ecco, la cifra media si attesta intorno alle 12.000, non tutti infoibati perché una parte, soprattutto i giovani, sono stati portati nei campi di prigionia e nei campi di lavoro. Questa è un'affermazione di Gianni Oliva, uno degli storici che si è occupato delle foibe. Tra l'altro un personaggio politicamente direi non compromettente perché è stato un parlamentare del Partito Democratico, vedete c'è un progetto politico dietro scritto da parte di Tito e dei suoi collaboratori in cui si dice che bisognava raggiungere dopo la guerra il confine dell'Isonzo e eliminare da quel territorio tutti coloro che potevano difendere la comunità italiana. Brevemente vi parlo anche di Graziano Dovizi, nato nel 1926, che è stato arrestato, torturato e lui si gettò vivo nella foiba da cui poi è riuscito a salvarsi. Venne condannato da un tribunale alleato per collaborazionismo, poi una volta uscito è riuscito a pubblicare questo libro, Sopravvissuto alle foibe, il libro un po' della sua vicenda. E quando si parla delle foibe, purtroppo si parla non solo delle foibe che hanno coinvolto i cittadini italiani, ma molti slavi sono finiti nelle foibe per essere oppositori di Tito. Poi in che modo c'è stata nella nascente Jugoslavia l'opposizione a Tito? L'opposizione a Tito era comunque un'opposizione di quelle forze anche della resistenza, ma che erano anticomuniste. Nello stesso tempo l'opposizione a Tito è venuta quando Tito nel 1948 ha rotto le relazioni diplomatiche con l'Unione Sovietica ed è stato espulso dal Cominform. Questo è stato comunque una decisione che non è stata appoggiata da tutti all'interno del Partito Comunista Sloveno e chiunque si sia opposto a questa decisione in qualche modo è stato perseguitato. Ecco che alcune persone comuni poi sono finite nelle foibe slave, quindi questo fenomeno delle foibe è un fenomeno che riguarda un'attività politica violenta che va oltre la comunità italiana. Ecco che questo è un articolo di Robby Ronza, un giornalista. Vedete, si calcola che nei dintorni di Lubiana circa 8.000 di questi ultimi siano stati sterminati e sepolti in giganteschi cimiteri segreti. Tale la consistenza di questi cimiteri che sono diventati problema inconfessato ma reale per i progettisti delle nuove autostrade slovene e croate. Ufficialmente non esistono,
ma chi traccia le nuove autostrade deve stare ben attento a non andarci dentro, insomma. Cosa dobbiamo dire in generale? L'attività di Tito, la pulizia etnica e politica che Tito ha portato avanti anche in Jugoslavia e in Slovenia ha avuto delle conseguenze drammatiche. Ecco che solamente nell'estate del 1945 in Slovenia sono state uccise circa 15.000 persone. Alcuni erano prigionieri di guerra, altri erano semplicemente oppositori di Tito. Quindi è stata una vera e propria azione di pulizia politica in questo caso. Ricordiamo questo Lager Titino, l'isola di Goli Otok, spero di pronunciare nel modo migliore, la cosiddetta Isola Calva, perché è una zona piuttosto arida, oggi fa parte della Croazia. Questo è un campo di prigionia istituito da Tito appunto per esempio, stalinisti e prigionieri di guerra. Dopo il 48 gli stalinisti erano considerati nemici del regime o anche per reati comuni. In generale sono transitate qui più o meno 30.000 persone, circa 4.000 sono state le vittime, soprattutto per le torture, per essere state malmenate. In questo campo di prigionia sono finiti anche degli italiani. In particolare si ricorda un episodio quando venne annunciato l'espulsione di Tito dal Cominform. C'erano in Jugoslavia, se non ricordo male, proprio a Fiume, dei comunisti italiani che si sono opposti in qualche modo all'allontanamento dal Cominform e continuarono a essere stalinisti. Per questo motivo, questi furono rinchiusi in questo campo di prigionia, in questa sorta di lager. Scusate. Questa è un'affermazione di Diego De Castro, che era il rappresentante italiano presso l'EMGOT a Trieste. Ecco, l'EMGOT era l'Allied Military Government of Occupied Territories, in altre parole, il governo militare alleato dei territori occupati, quindi era in pratica un governo provvisorio controllato dagli ufficiali delle truppe anglo-americane. Forse è inutile ricordare agli altri italiani quali furono gli errori dell'occupazione jugoslava di Trieste e dell'Istria. Gli spari del maggio 45 contro un corteo di italiani inermi con 5 morti e innumerevoli feriti, le razzie di miliardi di allora nelle banche, nelle società, negli enti pubblici, a tutti i nostri connazionali, ormai nota la lugubre parola foibe, tutti sanno cosa sono i campi di concentramento. A un certo punto, quale fu l'esito della vicenda? I protagonisti sono questi che vedete nella foto: i due generali inglesi, William Morgan e Harold Alexander, da una parte e Tito dall'altra. L'11 maggio, in maniera assolutamente tardiva, Truman comunicò a Churchill la necessità di occupare Trieste, Pola e l'area appunto che comprendeva le principali vie di comunicazione nell'area di Monfalcone e di Gorizia. Quindi Truman decise che e contò da questo punto di vista sul possibile appoggio di Stalin, che poi ebbe, decise appunto che quella era una zona, se non altro, che doveva rimanere italiana, anche se questo progetto di Truman è stato applicato solo per metà, perché vedremo che l'Istria poi di fatto è rimasta una terra slava. Stalin aveva preso una serie di accordi con gli alleati occidentali, in particolare Churchill e Roosevelt, e non dette particolare attenzione, non rivolse particolare attenzione alla questione Trieste. Ed ecco perché Tito si trovò in pratica da solo e dovette cedere alle pressioni anglo-americane. E si arrivò così, il 9 giugno del 1945, a un accordo che prevedeva lo stabilimento della cosiddetta linea Morgan. La linea Morgan, appunto, era una sorta di confine provvisorio e che doveva anticipare le future sistemazioni territoriali. Poi questa linea Morgan verrà leggermente ritoccata, le future sistemazioni territoriali tra l'area appunto di pertinenza italiana e l'area slava.
Qualche giorno dopo gli slavi vennero in qualche modo umiliati perché vennero disarmati, vennero caricati sui camion e portati al di là della linea Morgan, appunto, dove hanno potuto riavere le loro armi. Quindi alla fine ci fu una, tra virgolette, piccola vendetta, ovviamente una vendetta non violenta, perché ecco, disarmare un militare vuol dire in qualche modo togliergli l'onore, no? Questo è chiunque abbia fatto un po' il servizio militare, come noi della vecchia generazione, queste cose le sa. Questa è un'affermazione di Churchill: nella Venezia Giulia abbiamo rischiato di rimanere fuori dalla porta, siamo riusciti a infilare il piede prima che l'uscio si chiudesse, insomma, quindi una situazione salvata in extremis, oggi diremmo. Ecco, come è andata a finire la vicenda? Togliatti nel novembre del 1946 fece un viaggio a Belgrado sostenendo la causa di Trieste italiana che ormai sembrava abbastanza accertata. Noi sappiamo che i governi dal 1945 in poi, in particolare da quando i governi passarono ad Alcide De Gasperi, si rifiutarono proprio di trattare con gli slavi. Tant'è che oggi sappiamo che De Gasperi, se non ricordo male, proprio nel 1945 inviò una lettera a Tito per sapere dell'esito di altri italiani che erano prigionieri o insomma che erano in qualche modo dispersi e non ottenne alcuna risposta. Diciamo che l'Unione Sovietica inizialmente voleva addirittura assegnare all'Italia i confini del 1866, cioè prima della terza guerra d'indipendenza, avremmo perso anche il Veneto, insomma. Ma poi, ecco, si arrivò, chi ebbe una famosa e forse anche intelligente intuizione fu il ministro degli esteri francese Bidoux, che propose la creazione appunto del TLT, cioè il Territorio Libero di Trieste. Togliatti andò comunque anche ad omaggiare Tito. Ripeto, siamo prima del 1948, quando poi Tito venne cacciato dal Cominform. Ed ecco una mappa del territorio libero di Trieste. Vedete, il territorio libero di Trieste venne sancito con il Trattato di Parigi del 10 febbraio del 47. Questo è il motivo per cui questa data viene ricordata oggi come la giornata commemorativa delle vittime delle foibe. Il Trattato di Parigi divideva la zona in due sottozone, una zona A sotto il controllo, diciamo, tra virgolette italiano, ma c'erano ancora nel 47 e ci saranno fino al 54 le forze armate inglesi e americane, e una zona B di pertinenza jugoslava. Ovviamente questo causò una rinascita a Trieste del fenomeno dell'irredentismo, cioè qui in queste zone non solo ci furono ulteriori rastrellamenti, ma ci furono notevoli proteste, proteste che avvennero sia nelle zone che erano controllate dagli slavi, ma anche nella zona italiana. Ci furono molte manifestazioni affinché si intavolassero trattative per l'annessione italiana di quella che era la zona B o di altri territori che precedentemente erano italiani, soprattutto nell'Istria. E qui ricordiamo altri tristi episodi. Uno di questi avvenne il 18 agosto del 1946, la famosa strage di Vergarolla. Nella spiaggia di Vergarolla siamo a Pola. Pola era controllata dalle truppe inglesi, quindi era il cosiddetto Allied Military Government della Venezia Giulia, essenzialmente, quindi una sezione dell'EMGOT, e si era organizzata una gara di nuoto. Una gara di nuoto, adesso non ricordo francamente, sì, ecco, l'ho ricordata, era la Coppa Scarioni, che era una gara di nuoto che si effettuava a livello nazionale. E ci fu un'esplosione di materiale bellico che era depositato lì sulla spiaggia. Ecco, addirittura le autorità slave hanno fatto di tutto per coprire il numero di vittime, tuttora oggi non si sa, un minimo di 65, un massimo di 110,
Ultimamente hanno aperto sono stati scoperti dei documenti militari inglesi secondo cui si è trattato di un attentato dell'Ozna che avrebbe innescato appunto queste 9 tonnellate di materiale esplosivo che erano depositate in maniera comunque incauta in questa spiaggia, in particolare da parte di questo personaggio, Giuseppe Kovacic. Kovacic era di Fiume originario e faceva parte appunto, era in stretti contatti con l'Ozna comunque. Ricordiamo anche la maestra italiana Maria Pasquidelli, che poi è morta, se non sbaglio, ultracentenaria, non troppo tempo fa, che il 10 febbraio del 47 uccise proprio il generale inglese De Winton, che faceva parte delle truppe alleate di occupazione. Quindi vedete un risentimento non solo contro gli slavi, ma in questo caso, vabbè, la maestra Pasquinelli era apertamente, dichiaratamente fascista, insomma, quindi ancora viveva sicuramente l'occupazione inglese in maniera decisamente problematica. Una di queste conseguenze di questa situazione drammatica poi è stato l'esodo dei giuliani, istriani, dalmati e fiumani, all'incirca 300.000 persone che hanno abbandonato l'area in quel periodo in tutti i modi, proprio perché avevano molti di questi già perso le proprietà occupate da persone slave, sarebbero state ovviamente perseguitate in tutti i modi. Dramma di bambini, ovviamente esuli, senza famiglia. L'Italia, per quello che poteva, si è organizzata per accogliere una parte di queste persone. Tutti quelli della mia generazione, io sono nato nel 66, si ricordano questa canzoncina che ci facevano cantare alle scuole elementari, L'Arca di Noè di Sergio Endrico è morto da diverso tempo, se non sbaglio questa canzone, visto che siamo nel post Sanremo, questa canzone ottenne il terzo posto nella classifica finale, se non ricordo male, del Festival di Sanremo, sempre se non ricordo male nel 70, ma potrei sbagliare. Perché? Perché Sergio Endrico è stato appunto uno di quelli che è fuggito con mezzi di fortuna, lui si è imbarcato e poi ovviamente ha abbandonato quella zona, lui che era proprio originario dell'Istria. Vedete che tutta la vicenda a livello politico si gioca all'interno del forte dibattito della Guerra Fredda. Guardate cosa scrive l'Unità, l'organo del Partito Comunista Italiano, il 30 novembre del 1946. Oggi ancora si parla di profughi, non riusciremo mai a considerare aventi diritto d'asilo coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città, non sotto la spinta del nemico incalzante, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva o coincideva con l'avanzata degli eserciti liberatori. Questi relitti repubblichini, cioè venivano considerati proprio dei sostenitori della Repubblica Sociale Italiana, insomma era un'esagerazione chiara, che ingorgano la vita delle città e le offendono con la loro presenza, e con l'ostentata opulenza, che non vogliono tornare al loro paese d'origine perché temono di incontrarsi con le loro vittime. Siano affidati alla polizia, che ha il compito di difenderci dai criminali, coloro che sfuggono al giusto castigo della giustizia popolare jugoslava. Essi sono indotti a fuggire, incalzati dal fantasma di un terrorismo che non esiste. Vedete che siamo proprio nell'ambito della logica politica della Guerra Fredda, poi che non ha risparmiato nessuno di questi eventi. Ricordiamo anche questo episodio triste, il famoso treno della vergogna, quando un treno carico di profughi venne assaltato a Bologna, venne fermato a Bologna, alla stazione di Bologna, e venne assaltato appunto da dimostranti, sputi, pietre, insulti di ogni tipo. Addirittura questo treno venne assaltato e venne gettato sui binari del latte che era destinato a dei bambini, insomma, se non altro malnutriti. Bene. Addirittura i sindacalisti minacciarono di bloccare la stazione, insomma, no? E vedete che l'Unità bollò questo treno come un treno fascista. Chissà dove finirà appunto il treno dei fascisti. Beh, in realtà la situazione, insomma, era un po' diversa. In Italia vengono allestiti alla bella e meglio 109 campi profughi. Qui vi ho riportato una mappa, abbastanza sommaria alla fine. Storici locali mi hanno detto che ce n'era uno a Servigliano,
Può darsi pure che ce ne fosse qualcuno arrivato proprio nella città di Ascoli. Io qui devo riconoscere tutti i miei limiti, la mia ignoranza, perché non lo so di certezza. Comunque, vedete che la città di Ascoli Piceno, appunto, è indicata in questa mappa come località di un campo profughi. E a questo punto, paradossalmente, anche Stalin, in funzione anti-titina, dichiarò il suo proprio favore al fatto che Trieste rimanesse una città italiana. Ripeto, qui la decisione fu dovuta essenzialmente a un rapporto di forza. Tito in quel momento ebbe paura di un'azione militare anglo-americana che senza l'appoggio di Stalin lui non avrebbe in nessun modo potuto respingere. Questo è il mio parere personale. E alla fine dovette accettare, insomma, queste decisioni che vennero prese a un livello molto più alto di lui poi. Come è andata a finire la questione triestina? Il 15 settembre del 47 ci fu un'azione militare da parte delle truppe slave che cercarono di forzare la zona B e di occupare Trieste, ma vennero proprio ricacciate. Forse un episodio più grave fu quello del 1953, quando Tito cominciò a effettuare manovre militari sul confine, non molto diverso da quello che stanno facendo i russi sul confine ucraino oggi. Insomma, alla fine la storia non è cambiata molto, i mezzi magari della guerra sì. Il governo Pella, De Gasperi era già fuori gioco, si era già dimesso, ecco, il governo Pella inviò delle truppe sul confine, ecco, appunto per poter prevenire una eventuale invasione. Il 4 novembre del 1953 sei italiani morirono in scontri con le truppe alleate, il problema del controllo delle truppe alleate rimase, quindi un'incompatibilità anche con la popolazione locale. Il 13 settembre del 1953, sempre Pella, propose un referendum nella zona del territorio libero di Trieste, una conferenza per una soluzione. Alla fine, la data definitiva fu quella del 5 ottobre del 1954, perché con la scrittura del memorandum di Londra, la zona A e la zona B passavano all'Italia e alla Jugoslavia. Ci fu qualche rettifica rispetto ai precedenti confini a favore dell'Italia, cioè venne spostato il confine tra la zona A e la zona B di qualche chilometro. Poi, 10 novembre 75, quando c'era Moro come primo ministro e Rumor ministro degli esteri, si trattò di un atto a quel punto formale perché ci fu l'acquisizione definitiva di queste due zone. Quindi zona A passata all'Italia con tutta la città di Trieste e zona B alla Repubblica Federativa di Jugoslavia. Ovviamente, dopo gli accordi e il memorandum di Londra, ecco che 5.000 uomini della Trieste United States Troops e della Bedford, che erano appunto le truppe inglesi, si ritirarono dalla zona A e qui ogni anno io voglio celebrare in qualche modo anche la mia famiglia, perché questa è una foto di quel giorno, 26 ottobre del 54. Una foto che mi commuove anche un po', perché questa ragazza giovane, nata nel 1940, che vedete sulla sinistra è mia madre, al centro vedete mia nonna, che ha quasi raggiunto 100 anni, che ricorda ancora quel giorno, insomma, e i festeggiamenti di quel giorno. Sulla destra vedete una mia zia che è morta da diversi anni. Ma è stato un evento epocale, appunto, perché il rischio di finire sotto il regime titino, insomma, è una paura della quale i triestini poi si sono liberati solo in quell'occasione. Diciamo che a quel punto, nel giro di qualche anno, l'Italia poi è entrata definitivamente nella NATO. Una volta che l'Italia è entrata nella NATO, poi il problema dei confini orientali è stato alla fine tutto sommato risolto. Il 26 ottobre poi del 2004, in occasione del 50° anniversario, è stato poi stampato questo francobollo per ricordare l'evento. E mi avvio a concludere, abbiamo anche delle situazioni paradossali, perché
Questa è una dichiarazione che ho preso dal sito della Lega Nazionale di Trieste, che è un sito sicuramente di parte, però credo che non sia una informazione inventata. Vedete, i capi partigiani titini di nazionalità slava, l'Italia paga laude pensioni. In alcuni casi sono corrisposte mensilmente e pro capite pensioni di oltre 3.000 euro, insomma una cifra non indifferente, perlomeno rispetto alle pensioni comuni. Perché appunto alcuni di loro sono stati spacciati come alti dirigenti in pensione di un noto sindacato italiano. Pisculic, in particolare uno dei più terribili infoibatori, la percepisce ancora lui personalmente, ma nei casi di decesso c'è stata una reversibilità della stessa a favore di giovani donne jugoslave sposatesi con gli infoibatori intorno agli anni 90. Insomma, quindi una situazione, beh, quantomeno paradossale. Il fenomeno delle foibe, come tutte le tragedie, vede tentativi di negazionismo, come anche atti di vandalismo. Guardate, questo è uno striscione messo nella curva dei tifosi livornesi. Livorno è un po' considerata la capitale del comunismo italiano, il Partito Comunista Italiano è nato col congresso di Livorno nel gennaio 1921, vedete, in occasione della partita Livorno-Triestina, Tito ce l'ha insegnato, la foiba non è reato, insomma. Ora io sono convinto che chi ha scritto questo striscione non sappia nulla di fatto poi delle foibe, di tutto quello che è successo, ma insomma si tratta senz'altro di azioni che andrebbero condannate, così come qui è un esempio di molti convegni a livello universitario che in quelle date, per esempio, inneggiano al negazionismo, come se il racconto relativo alle foibe, le testimonianze storiche fossero totalmente inventate dalla propaganda. Ricordiamo anche questo spettacolo di Simone Cristicchi in Magazzino 18. Perché questo titolo? Magazzino 18 era il magazzino in cui le persone che poi sono state costrette a fuggire, ammucchiavano i loro beni o quello che sono riusciti a salvare, a portare via dalle loro case. Ecco. Nel 2014 a Firenze, durante l'esibizione, appunto, alcuni manifestanti appartenenti più o meno ai centri sociali hanno interrotto questa manifestazione quando poi anche alcune persone anziane, esuli, istriani e dalmati, assistevano allo spettacolo. Tra l'altro, devo dire che Simone Cristicchi ha specificato, no, nel testo di questa esibizione teatrale il fatto che poi i fascisti anche avevano commesso assolutamente dei crimini in terra slava. Quindi, diciamo, lui ha voluto ricordare questa tragedia storica, ma non essendo assolutamente di parte politicamente. Tutti quelli della mia generazione conoscono questo gioco, Tetris, non so se francamente esista ancora. Vede che qualcuno nel 2000 si è divertito a inventare un gioco intitolato appunto Foiba 2000. Questo è un videogioco di origine slovena. Qui almeno dovrebbero essere dal disegno dei militari quelli che finiscono nella foiba, però vedete, le stesse regole del Tetris vengono adattate, insomma, a questo videogioco che francamente trovo alquanto discutibile. E qui non riusciamo a sapere anche qual è stato l'esito poi degli italiani nelle carceri di Tito. Sappiamo che nelle carceri di Tito sono finiti 50.000 italiani, poi all'interno di queste 50.000 persone c'era di tutto: prigionieri di guerra, esponenti del fascismo, persone innocenti, persone rastrellate, giovani che venivano portati nei campi di lavoro e molte di queste persone poi di fatto sono risultate disperse alla fine del conflitto. Perché il silenzio da parte degli storici? Beh, innanzitutto questo è un evento storico che rappresenta una pagina davvero pesante per, diciamo, il Partito Comunista Italiano, che a quel tempo era schierato comunque su un fronte decisamente stalinista. Ecco. Dobbiamo dire che non è stata l'unica ragione, però, perché al momento in cui Tito è uscito dal Cominform c'è stato un avvicinamento al blocco occidentale, in particolare la diplomazia anglo-americana ha fatto di tutto per far passare Tito dalla tua parte. Poi Tito
Tito ha fatto parte, almeno ufficialmente, la Jugoslavia del blocco dei cosiddetti paesi non allineati, qui non mi dilungo, insomma, poi molti di questi erano di fatto allineati, ma almeno formalmente erano indipendenti. Dobbiamo anche dire che l'Italia era stata sconfitta appunto nella Seconda Guerra Mondiale ed era stata alleata dei tedeschi e senz'altro. La ricostruzione storica da questo punto di vista ha tenuto anche conto di questa situazione di sudditanza del nostro paese. Poi non dobbiamo dimenticarci che, nonostante le migliaia di vittime, le foibe sono state un'appendice di quello che è un dramma enorme, cioè la Seconda Guerra Mondiale. Anche qui i calcoli precisi sulle vittime della guerra forse non ci saranno mai, insomma, ma parliamo di una cifra intorno ai 75 milioni di persone, quindi se questa tragedia fosse avvenuta in circostanze diverse, probabilmente avrebbe ottenuto maggiore attenzione da parte della storia e della comunicazione di massa. Qui vedete una breve bibliografia di massima, insomma, che gli interessati possono consultare. La foiba di Basovizza in particolare è diventato un monumento nazionale, quindi insomma, è distante da noi, ma chi vuole può visitarla Poi sono previsti anche delle spiegazioni anche storiche piuttosto dettagliate per chi la visita, insomma, su tutto il fenomeno delle foibe. Oggi sappiamo che i militari italiani hanno anche agito nella ex Jugoslavia proprio negli anni 90. Dobbiamo ricordarci che dopo la morte di Tito nell'80, poi, successivamente dall'89 in poi è scoppiata questa guerra civile fra le repubbliche della ex Jugoslavia che ha portato alla divisione di questo territorio, guerra della quale non si parla anche qui forse abbastanza, se non altro perché si calcolano in circa 2 milioni di vittime, quindi una situazione anche qui assolutamente drammatica. Comunque i militari italiani poi hanno fatto parte poi delle forze ONU per l'assistenza alla popolazione locale. Ecco, e con questa immagine, scattata il giorno della celebrazione del 50° anniversario di Trieste Italiana, io saluto veramente tutti quanti voi, vi ringrazio per la pazienza che avete avuto e per aver voluto anche voi degnare di un ricordo questo tragico evento. E se da parte vostra ci fosse qualche domanda, io sono a vostra disposizione. Allora, in attesa di qualche domanda, io sarei lieta intanto di porgere il mio ringraziamento, oltre a quello dell'assessore Ferretti, che è stata nostra ospite e graditissima. Nell'occasione vorrei anche chiedere al professor Giostra, scusate, vorrei chiedere al professor Giostra, oltre alla sua ricomposizione, alla sua ricostruzione, come sempre, davvero strabiliante per l'esattezza e per l'ampiezza, ecco, della documentazione a cui fa riferimento. Vorrei chiedere se a suo avviso ritenga di voler individuare, appunto, nelle cause, oltre all'ideologia strutturale, collegata ai due opposti totalitarismi. Quindi il fascismo, quello chiaramente correlato al fascismo e l'altro al comunismo,
entrambi, io credo, più o meno in uguale misura, assolutamente, assolutamente detestabili per le conseguenze che essi hanno avuto. Ecco, vorrei chiedere se a suo avviso ci possono essere delle possibili concomitanze nello scenario attuale, attuale proprio contemporaneo a noi, in questo presente scenario, che è così di particolare, dire, preoccupazione per molti di noi, perché quanto sta accadendo. Ecco, non soltanto per quanto riguarda Putin, quindi nell'Ucraina, rispetto all'Ucraina, ma anche per quanto riguarda tutti noi europei, che purtroppo ci troveremo assolutamente in una situazione di disastro totale, qualora si cominciassero a ritrovare dei momenti di veri e veria, vera e propria guerra, che sarebbe assolutamente non certo uguale a quella di 70 anni fa, ma su basi assolutamente terrificanti. Ecco, io ecco, vorrei Sì, ho sottoporle capito. proprio questo. Ecco, se le situazioni attuali sono appunto concomitanti in qualche misura. Ma diciamo che a mio giudizio la concomitanza può essere data da qualche antecedente storico, nel Ecco. senso che Sì. generalmente durante i lavori del Congresso di Vienna, siamo tra il 1814 e il 1815, il destino di queste aree, che era per lo più aree in mano all'Impero Ottomano, venne definita la cosiddetta questione d'Oriente. Ed era una questione assolutamente scottante e, mi permetto di dire, in quel momento insolubile, perché si è trattato della presenza di diverse identità nazionali anche piuttosto forti, con una loro tradizione linguistica, culturale, con una loro identificazione anche territoriale data dalla presenza in quelle zone per molti secoli, poi di fatto, con l'imposizione del potere ottomano, che era un potere fortemente limitante, ecco, nonostante qualche concessione dal punto di vista religioso. E questo rimandava poi alla differenza che esiste nell'origine dei termini e nel significato tra il concetto di nazione e il concetto di Stato. Queste erano in pratica delle identità nazionali che però non erano uno Stato. Oggi la situazione. Vabbè, io francamente non credo che si andrà oltre le esercitazioni militari in Ucraina. Premetto però, in Ucraina esiste dal 2013-2014 una guerra, cioè quindi nell'est del paese si sta combattendo ancora, seppur gli scontri negli ultimi anni sono diminuiti di intensità, con l'area del cosiddetto Donbass, quindi Donetsk e Lugansk, che sono ormai controllate dai russi, con la Crimea che è stata controllata, poi occupata dai russi, poi sancita questa occupazione con il referendum. Io, ecco, ripeto, se devo trovare un antecedente storico a questa situazione, lo identificherei appunto nella cosiddetta questione d'Oriente. Poi anche qui, diciamo, oggi russi ed ucraini parlano lingue diverse ma tra loro comprensibili, un po' come le popolazioni slave. Ecco. Nello stesso tempo hanno una loro forte identità. Le questioni di attrito fra ucraini e russi risalgono all'epoca del colonialismo, insomma. Ricordiamo episodi come la guerra di Crimea, o insomma, quella è stata una zona davvero martoriata e contesa. E oggi sì, poi ecco, oggi ripeto,
Io non credo che si andrà oltre la situazione attuale, credo che la situazione attuale verrà mantenuta per diverso tempo. Ecco, poi magari io dico così e domani ci sarà l'invasione. Succede sempre così, no? Quando si fanno delle previsioni storiche, insomma, tanto che qualcuno alla fine, no? Pensa di portare sfortuna e quindi di non dare giudizi. Io ecco, se posso azzardare una previsione, secondo me non ci sarà un'ulteriore mossa perché sarebbe un atto assolutamente grave. Tra l'altro, penso che sia anche inutile rincorrere eventuali, diciamo, classificazioni generiche di buoni e cattivi in quell'area. Lì il discorso è che la NATO sta prendendo sempre più piede. La NATO prende piede perché fra poco la NATO annetterà le cosiddette repubbliche del Baltico, che sono in una zona strategica, repubbliche del Baltico che vedono i russi come di fatto come nemici, ma questo da sempre. Queste repubbliche poi vennero annesse durante il periodo stalinista e poi insomma vennero forzate ad accettare l'occupazione sovietica, nonostante con gli accordi della prima guerra mondiale. E diciamo che l'Ucraina è un'altra area che la NATO vorrebbe controllare. Ovviamente questo non è possibile fino a quando una parte dell'Ucraina è in mano appunto al governo russo, è controllata dal governo russo, tra l'altro si tratta della parte dell'Ucraina economicamente più produttiva. Qui ci sono in ballo poi una serie di scenari concomitanti, per esempio la questione delle nostre bollette del gas, quindi vedete come la geopolitica, insomma, purtroppo stia influenzando anche i nostri destini economici. Io ripeto, francamente non credo che si andrà oltre queste manovre militari, però è bene ricordare che c'è stata in qualche modo una guerra e che ancora qualche scontro c'è nell'area di confine fra la zona controllata dai russi e la zona tradizionalmente ucraina. Quindi credo che questa sorta di stand-by durerà ancora molto tempo, però ecco, voi sapete che per fare previsioni esatte, insomma, fare previsioni esatte è sempre rischioso in questo caso. Ringrazio moltissimo per l'attualizzazione ulteriore che appunto mi è sorta spontanea e che comunque ci aiuta ancora di più a comprendere, ripeto, attraverso le ragioni di ieri e l'oggi con maggiore lucidità, con maggiore convinzione anche. E davvero non posso che ringraziare tutti voi che vi siete connessi ed ancora una volta il mio grazie sincero e profondo al professor Giostra, al dottor Corradetti e veramente a tutti voi che come sempre ci seguite e che ci date sempre più davvero la conferma di quanto sia importante ricomporre sempre, sempre per tentare di capire, di comprendere le ragioni degli uni e degli altri, perché sempre ci sono a volerle cercare. Grazie ancora e buona serata a tutti. Buonasera a tutti, grazie di nuovo. Vale.